Dunque, io mi sono preparato scrupolosamente, me ne sono rivisti tutti e quattro i film di Sciascia, i film tratti dai romanzi di Sciascia, dove c'è Gian Maria. Ora, la prima cosa che mi è saltata agli occhi, e sono andato poi a controllare anche con altri film, è questa. Ogni autore che viene trasportato in un altro linguaggio, trasferito, la cui opera viene trasferita in un altro linguaggio, si preoccupa che almeno alcuni punti fermi del suo romanzo, del suo racconto, di quello che è, vengano rispettati e traghettati attraverso un linguaggio diverso. E quindi, quasi sempre, i produttori lo sanno, se un autore deve essere tradotto del cinematografico, io partecipo alla sceneggiatura. Perché partecipo alla sceneggiatura? Gli autori sono è gente malefica, è gente spaventosa. Io mi ricordo di aver messo in scena un lavoro e l'autore rimproverarmi, dirmi questa battuta non hai fatto sentire la virgola. Come si fa a far sentire la virgola all'interno di una battuta? Lo so solo Dio, ma comunque. Però chiedono di partecipare per controllare, vedere che cosa avviene nella propria opera. Di tutti i film tratti dai romanzi di Sciascia, voi non vedrete mai collaborazione nella sceneggiatura di Leonardo Sciascia. Sciascia non intendeva collaborare nella trasposizione in qualsiasi altro linguaggio della sua opera. E aveva ragione. Questo è un punto delicato a dirsi, e c'è come un ritegno a dirlo. La verità è che Sciascia è difficilissimo da portare in teatro, alla radio o al cinema. È difficilissimo, perché Sciascia è tutto nella sua scrittura. Apparentemente semplice, apparentemente diretta, in realtà è una scrittura che si basa continuamente sulla metafora, una scrittura che si basa continuamente sull'allusione, una scrittura che rimanda a un altro discorso. Sceneggiare un romanzo di Sciascia diventa un'impresa enorme. Naturalmente, se tu hai rispetto verso l'opera che stai traducendo, e anche con la migliore buona volontà del mondo, finisci col banalizzare, con lo spiegare troppo. Oppure con lo spiegare tanto da rischiare la noia. Oppure commettere errori che tu dici, ma Dio mio, ragazzi, ma la sceneggiatore è Elio Petri. Com'è che avviene questo? Guardate, stamattina voi avete visto, sono pronto a rispondere a qualsiasi contraddittorio a riguardo. Stamattina voi avete visto A ciascuno al suo, è uno dei film più aderenti al discorso di Sciascia.
Però il romanzo di Sciascia è incastrato attraverso una struttura perfetta del romanzo giallo, perfetta, e Leonardo, le regole del romanzo giallo le conosce benissimo, tant'è vero che ha scritto Breve storia del romanzo giallo, eccetera, eccetera, dove tutto funziona con la precisione di un cronometro svizzero. Nel romanzo non c'è il minimo errore.